Delibera 88 sulla vendita del patrimonio, vediamo dai banchi della maggioranza, grandi discussioni, ecco che salutano, coordinatore Panegaldo, assessore Cattoi, SEL, PD, presidente. Ciao a tutti, oggi c'è stata una bagarre in aula, ma poi alla fine la maggioranza si è impantanata. Perché? Perché noi gli abbiamo contestato che, avendo chiuso il termine per fare gli emendamenti, noi non potevamo poi a nostra volta eventualmente emendare gli emendamenti fatti dalla Commissione 2 giorni fa. Quindi cosa abbiamo fatto? Ieri con Daniele abbiamo convocato una commissione di revisione della spesa, lo potevamo fare appunto per poter procedere a emendamenti di opposizione. Questo ha scatenato, pur se perfettamente a norma di regolamento che loro dovrebbero ben conoscere, le ire dell'opposizione. Quindi appuntamento domani a Largo Lamberto Loria, terzo piano, alle ore 10, per una commissione in cui affronteremo ulteriori aspetti di questa delibera vergognosa. Sì, e in tutto questo, oltre al danno, la beffa, perché ancora una volta, ennesima seduta di Assemblea Capitolina rinviata per assenza dei consiglieri di maggioranza, quindi una seduta che si è aperta e poi è stata più sospesa che attiva, perché i consiglieri di questo PD che dovrebbe governare la città di Roma in realtà non si vogliono prendere la responsabilità di governare e non vogliono adempiere al mandato che migliaia di cittadini gli hanno dato. Quindi ancora una volta dimostrazione di quanto questi consiglieri di maggioranza, la Giunta Marino, siano inadeguati a governare questa città.